Voglio fare un discorso che magari non è snob o non ha la sufficiente dignità intellettuale, però è molto pratico. Dal 94 ad oggi non c'è mai stata una competizione ad armi pari. È sempre stato tutto drammaticamente squilibrato. Risorse, mezzi, controllo della televisione, televisione utilizzata per costruire modelli sociali, non sono solo i secondi nei telegiornali. È una partita, adesso che la vivo direttamente, che insomma, è come fare Spal Real Madrid, dico Spal perché è la squadra della mia città, tutto il campionato a Madrid. Non è che dobbiamo abituarci a questo. Invece se si facesse Ferrara chissà, non so. Non è che dobbiamo abituarci a questo come se fosse una condizione di normalità. E quindi dire, ma alla fine il campo progressista, riformista è un campo minoritario in Italia. Non è vero, forse altro perché in queste condizioni di squilibrio pazzesco abbiamo vinto 2 volte. Non è che dobbiamo rassegnarci all'idea che sia normale competere in questo modo, non è normale. Non è è un'altra cosa delle anomalie, però non ne parliamo perché insomma sembra un alibi, non è un alibi. Assolutamente, non vanno mai cercati alibi, ma è un dato di fatto. Questo fa parte del rischio più forte che io vedo per la democrazia italiana e complessivamente non solo per la politica, proprio per la democrazia italiana, che si chiama assuefazione.